Il Consiglio dei Ministri approva il decreto sostegni intesa sulle cartelle esattoriali dopo il confronto fra i partiti. In arrivo aiuti alle famiglie, ristori alle imprese e tutela del lavoro, quasi 2 miliardi per il turismo, risorse per i vaccini e le cure Covid. Quasi 26.000 nuovi casi e 386 vittime oggi, in aumento le terapie intensive, in Europa oltre 1 milione di morti da inizio pandemia. In 16 regioni l'RT sopra 1 cambia la mappa del rischio, da lunedì la Sardegna passa dalla fascia bianca all'arancione. Dopo il via libera dell'EMA, ripartite le somministrazioni con AstraZeneca, l'AIFA, i benefici superano ampiamente i rischi. Palermo, a 32 anni dall'omicidio dell'agente Agostino e della moglie, ergastolo per il boss Madonia, il padre ancora misteri. Torna in piazza Friday for Future, da nord a sud lo sciopero dei giovani per il clima, mascherine e distanziamento. Ma il tempo, ancora freddo e neve a bassa quota, gli agricoltori provano a salvare i raccolti. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto sostegni. Draghi, aiuto a imprese e lavoratori. Abbiamo dato più soldi possibili a tutti, più velocemente possibile. 32 miliardi complessivamente nel provvedimento, esteso il reddito di emergenza, intesa su cartelle esattoriali. 5 miliardi per vaccini e salute. Riprese le vaccinazioni con AstraZeneca, sempre più critica la situazione nelle terapie intensive. In Europa oltre 1 milione i decessi. Resta alto l'indice di contagio secondo il report settimanale Sardegna da bianco ad arancione. Alcune regioni valutano una stretta sulle seconde case a Pasqua. Messaggio di Mattarella al Papa per l'ottavo anno del pontificato. La sua testimonianza fonte di sostegno, l'invito alla fraternità anche nella pandemia, un richiamo per tutti. In corso il Consiglio dei Ministri sul decreto sostegni, braccio di ferro nella maggioranza sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, la mediazione di Draghi con la Lega. Ripartite le vaccinazioni AstraZeneca in Italia, previsti turni straordinari per recuperare i ritardi. Ministero della Salute, serve accelerazione forte, poche disdette nei centri riaperti. Contagi in aumento, 386 vittime, stabile il tasso di positività, ma gli ospedali sono sotto pressione, crescono i ricoveri, terapie intensive occupate al 36%. Da lunedì il Molise torna arancione come la Sardegna, non più unica zona bianca d'Italia. Area rossa prorogata in Campania, possibili tra 7 giorni misure meno restrittive in Lazio e Lombardia. Ergastolo per il boss Madonia per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida nell'89. Il padre dell'agente non si taglia la barba da quel giorno e dice: primo passo verso la verità. Il maestro Muti a Napoli dirige l'orchestra Cherubini e dialoga con i ragazzi di Scampia. Il TG3 racconta: suonare con i giovani è sempre un'esperienza edificante, oggi lo è ancora di più. Governo e scontro sul decreto sostegni da 32 miliardi per arginare la crisi economica generata dalla pandemia. La maggioranza allargata si divide sulla pace fiscale. Il condono dovrebbe intervenire sulle cartelle fino a 5.000 euro per redditi inferiori a 30.000. Ma Lega e Forza Italia chiedono uno sforzo maggiore, no ad accordi al ribasso. Intanto il Covid non rallenta. Oltre 25.000 nuovi contagi e 386 le vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività stabile è al 7%. Mentre corsa contro il tempo per seguire le scadenze del piano vaccini, ripartono le iniezioni di dosi anche con il farmaco di AstraZeneca in tutto il paese. Attesa per oggi anche la decisione sui nuovi colori delle regioni, la Sardegna rischia di uscire dalla zona bianca. Buonasera da Prima Pagina, la notizia del giorno, anzi la notizia di questi minuti, è il varo del decreto sostegni. E allora cominciamo da qui. Il Consiglio dei Ministri vara il decreto sostegni dopo un lungo confronto, trovato un accordo sullo stralcio delle cartelle esattoriali, un punto fortemente voluto da Lega e Forza Italia. Il provvedimento vale 32 miliardi, tra cui 11 a favore delle imprese e 5 per la sanità e il piano vaccinale, attesa per la conferenza stampa del Presidente
del Consiglio. Riprese in tutta Italia le vaccinazioni con AstraZeneca dopo l'ok dell'EMA. Poche le disdette turni straordinari per recuperare il tempo perso. Ma è Europa in ordine sparso. I paesi scandinavi preferiscono attendere ancora. Sempre più aziende, tra cui Mediaset, pronte a vaccinare dipendenti e familiari. Contagi ancora in crescita. Oggi 25.700 casi e 386 vittime. Forte aumento dei ricoveri in terapia intensiva. 13 regioni sopra la soglia critica. La Sardegna dal bianco passa all'arancione. In arancione anche il Molise. Molte regioni si blindano per evitare la fuga nelle seconde case. Dalle assoluzioni dei vertici dell'ENI per presunte tangenti, al buco nell'acqua della Rimborsopoli Ligure, ai tanti altri casi, troppe inchieste finiscono in un nulla di fatto, dopo aver distrutto vite e carriere, e a pagare, oltre alle vittime, lo Stato, cioè tutti noi, a colpi di risarcimenti. Dopo le forti tensioni con Mosca, scintille tra Stati Uniti e Cina, al vertice in Alaska, il disgelo è ancora lontano, percorso a ostacoli per Biden, che salendo la scaletta dell'Air Force One inciampa 3 volte e cade. A Putin, che gli aveva augurato buona salute, risponde: prima o poi ci parleremo. Da corsa, da passeggio, tradizionale oppure elettrica, nell'anno del lockdown, complici gli incentivi, uno straordinario boom delle biciclette senza distinzioni da nord a sud, e nei comuni si moltiplicano le piste ciclabili. Pedalare fa bene alla salute, all'umore, al portafogli, e anche l'ambiente ringrazia.